Ciao a tutti fantasmini e benvenuti in questo nuovo video di gameplay di giusto per avere qualcosa in più nello zaino e mi dedicherò a proteggere diciamo le persone che incontrerò per strada. Insomma, nulla di che, niente spoiler riguardo la storia principale, come al solito. Lo sapete ormai, lo sapete. Di solito in questi frigoriferi, no, in questi frigoriferi ci sono sempre patatine, hamburger, roba da mangiare e provviste domestiche che servono per creare, diciamo, le bombelle, eccetera, eccetera. Dove c'è? Niente, come al solito. Niente. Oh, bene, bene, bene. Non ho visto che c'è la cassa qua. Spero che Twitch non mi dia problemi, questa volta mi riesca a far editare il cavolo di video perché di solito ho problemi. Andiamo ad andare là sopra, va, facciamo come Batman. Yodò! Fighissimo, sto rampino, molto comodo, devo dire. Davvero molto molto comodo. Ecco, qui non c'è una porta. Mi sta trollando, mi sta. Forse è dall'altra parte. Ecco, infatti. Chiodi. C'è qua dentro. Oh, caffè, che mi serve per una missione secondaria. Mi raccomando, ragazzi, un consiglio, tenete da parte 20 cose di caffè perché mi serve per una missione secondaria, così almeno non state lì a cercarle, perché sono davvero una rottura di maroni. Io fortunatamente ne ho trovati un po' e me ne mancano soltanto più 3 adesso, prima 4, adesso 3. Oh, bene, 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 bene. Ma cavolo, lo spago che è fighissimo, che serve per fare le shuriken. Assolutamente. Pezzi di plastica. Non si butta niente, insomma, è come sta diventando come il maiale il mondo. Ok, andiamo verso l'indicatore così. Non so se c'è qualcos'altro. Oddio, quello che sputa, che palle questo. Non c'è niente, pare. Qua dentro c'è qualcosa, vediamo un po'. Vai così, Jake, vai così. Sbagliato. Di solito i tizi che voi aiutate, che scortate, vi danno degli schemi per creare delle nuove armi. Cioè, per potenziare le Signore, devo davvero parlare di una questione molto urgente. Se mi concederà un attimo, andrà a beneficio delle sue tasche e della sua conoscenza. Senza offesa, sembri un venditore porta a porta. Chissà che lo Ma è. è quello che sono. Dai, infatti. Sono Farouk Korkmaz, esperto in vendite per la ZERP, pulizia e servizi. E oggi ho una meravigliosa occasione da proporle, signore. Non ho Che culo. intenzione di comprare nulla. Ma certo, io non voglio venderle nulla, tranne una cosa, un'idea. Il Lei culo. potrebbe aiutare Oh mamma. Signore, mi mancano 3 vendite per essere il venditore dell'anno, dando per scontato che con tutti i morti e gli zombie chiuderemo l'anno in anticipo, sicuramente. Che Saggi, idiota. sono parecchio impegnato. Siamo tutti impegnati, anch'io. Lei è impegnato ad aiutare me. Le vendite sono già Ah, l'ha fatte. dato per Devo solo scontato. consegnare 3 bombolette di smacchiatore ZERP, così posso archiviare le fatture. A quel punto le vendite sono complete e io sono il venditore dell'anno. Sì, ma... Ma lei cosa ci guadagna? La gloria! Ah, Che beh. altro? Ricompense! Certo, qualche tesoro utile per una persona come lei. Inoltre, la garanzia di soddisfazione ZERP. Aiutiamo sto pazzo Va decelebrato, va. bene, Farouk, procediamo. Non se ne pentirà. Sono tempi duri per le vendite. Sono praticamente morte, come tutto il resto là fuori. Ma tu tieni duro. Bisogna chiudere le vendite, è quel che dico sempre.
Dai, muoviti pazzo, che non è che ho molto tempo da perdere con te. Ah. Bam, 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 bam. Tanto vediamo un po' se c'è qualcosa. Oh, bene, bene. Oh, bene, lo spago. Sempre contento di trovarlo. Un campione! Bam, a te. Mi si è pure rotta l'arma. Cacchierola! Fuori dal mio territorio. Gol. E là là! Mi spezzati di zombie! Se fai che mangio. Spezzati di zombie! 5 euro! Ehi! Vabbè, ma dammi il tempo di rovistare nelle zozzerie degli zombie, no? Yeah. Che pare, c'è soltanto solo soldi, soldi. Devi starmi dietro, ti ricordi? Oh, bello, non mi rompere le maroni, ti lascio indietro la mente poi. Ti lascio qui, cazzarola. Niente risarcimenti! Forse riusciamo a mandare lì. Andate lì, belli, andate lì, andate lì. Vai, vai, vai. Vai. Bamba, va. Brucia, brucia! Quello idiota che va contro il fuoco, brutto Era un buon idiota. cliente, non mi è piaciuto. Oddio, c'è pure lo sputacchiero. Compra o muori. Ah! Guarda, sei un genio se riesci a vendere qualcosa di un zombie. Vedigli, magari ci possiamo vendere una ragione di vita. Bambata, bambata. Un venditore classico, compra o muori. Lol. Sarebbe la frase ideale per ogni venditore. È quello che pensano. È quello che penso. Almeno è sincero, diciamo, va. Che cazzo è andato lo stronzo? Sopra? Sì, pulizie e servizi, consegna. Oddio mio. Forse sono andati a uccidere qualcuno. Lo lascio alla porta. La fattura arriverà poi. Questo è fuori di testa. Ma cosa infila? Ok, al prossimo. Che cosa ha toccato? Ha toccato un po' lì. Boh. Caffè, vai. Ancora due ne manca. Vai così, Jack. Vai così, vai così. È andato lo strunz. Madonna, stai fermo, bello. Non corre così. Ma sicuramente ci sarà un bestione da far fuori. Niente risarcimenti! Questa vendita non sta funzionando! Madonna. Palle. Compra o muori. Chiamiamo un responsabile. Questo cliente è fuori controllo. Cliente è fuori controllo. Lol. Ma tutti che lo vogliono ammazzare, qua. Diciamo che è una città abbastanza calorosa, devo Saranno a dire, cercare pagante. Antizi.
Spero lo troviate. Lo Zerp vi aspetta alla porta. Il rifornimento è automatico. Quindi il mese prossimo arrivano altre due bombolette. Godetevi la vostra vita senza macchie. Senza macchie. A volte mi sparano addosso. Forse è meglio se andiamo. Ma guarda. Di solito mi piace aiutare la gente. Adesso no. Dei volontari per la pace. Beh, aspetta, sto facendo passare la voglia pure a me di aiutarlo. Lo vorrei ammazzare. Oh, un altro caffè, vai, ancora uno. Dov'è? Se sentite il mio gatto miagolare, ragazzi, chiedo scusa. Rompe le balle. Tanto poi le smiete. Oh, quanta bella roba. Arrivo, bello, tanto no. Non credo che... No? Dai, muoviti a mangià. Oh, soldi, soldi, guarda. Tu, apprendista! Sì! Apprendista. Bella, muori. Bella, insomma. Non complimento. Sono un gentil Jack. Sono un gentil Jack. Un esemplare di Jack gentile. Mamma mia. Ok, muoviti. Cacchiarola. Adesso riusciamo a uccidere tutto maledetto che fa. Brucia, strunz! Sono stato colpito molte volte. È per colpa di quel maledetto, ha chiamati. No! Mamma mia, oh! Donna! Che cacchio voglio da me? Che c'ho il miele? Al cubo! Che cazzo! Ya, e vaffanculo, cado a terra. O brucia, fai quello che vuoi. Ecco, oh, perché. Oh, cacchio, qualcuno dietro! Quanti cacchio sono? Non è che è morto il venditore stupido lì? Porca miseria, che cacchio vogliono i miei questi? Dov'è il venditore? Non è che è morto? Come è finito il venditore? Perché deve sempre andare a cagare ogni volta la missione quando faccio un live? Madonna mia! Porca miseria! Porca miseria. Vuoi crepare o no? Oh, almeno uno. Ho paura che sia morto quell'idiota di venditore. Sai dove cazzo è andato? Ma porca di quella puttanella. Ma andiamo un po' nella mappa, lo sai? Mica, mi sa che è morto. No, è morto. Ma dai. Ma cioè, questa è proprio sfiga, ragazzi. Ogni volta che devo fare un maledettissimo live mi va tutto a signorine della strada. Ogni volta. Questa, se non è sfiga, ragazzi, non so come poterla chiamare. Era finita, cazzo, la missione. Per colpa di quel babbeo lì che sparava come un idiota. Mo mi devo di nuovo subire la rottura di maroni. Oddio mio.
Signore, devo davvero parlare di una questione molto urgente. Che se palle. Mi concederà un attimo, andrà a beneficio delle sue tasche e della sua coscienza. Ridi della senza mia offesa, sembri un venditore porta a porta. Ma è quello che sono. Sono un armato Kalkmaz, esperto in vendite per la sì, parla, vai. Maledetti zombie struzzi. Dai, parla. Oh, cazzo. Va bene, Farouk, procediamo. Dai, muoviti. Sono tempi duri. Oh, ragazzi, chiedo scusa, ma vabbè. Mi devo preparare un po' l'inventario, va. Visto che tanto ho capito che qui oh, sfiga. Dove sono le shuriken? Eccoli qui, shuriken. Vai così, Jack, vai così. Bisogna chiudere. Sì, bisogna chiudere, bisogna chiudere, bisogna chiudere. Le vendite. Dai, oh, muoviti. Dai, muoviti. C'è qualcuno che ha bisogno di una mano, aspetta. Arrivo. Bello. Grazie, amico. Grazie, amico. Ci è mancato un pelo. Non ho fatto niente, comunque grazie per i soldi, bello. Dietro. Ha fatto tutto da sola e poi l'ha indietro a me, che culo. Dai, vai, vai. Stavo cercando di fregare un tizio. Ho fatto anch'io il mio venditore finto. Ho offerto il mio aiuto, ma in realtà non ho dato più niente. Quindi, anch'io sono un bravo venditore. Vai, vai. 300 per cosa? Perché ho saltato. Comunque, ragazzi, una cosa che volevo dire. Riguardo il successo, il grande successo che ha avuto questo gioco, secondo il mio modesto parere è ben che meritato, è molto meritato il successo. E le persone che continuano a vedere i complotti dappertutto, ovvero che hanno fatto apposta a far uscire i giochi in retail in ritardo perché così vendevano quelli in digitale eccetera eccetera, adesso magari tutte le persone potrebbero seguire l'esempio di Techland bla bla bla. Ragazzi, fatevi meno seghe mentali, smettete di dire cacate, è stato un problema dei distributori, semplicemente questo, quindi Techland ha merito per quello che ha fatto il gioco, eccetera. Non è colpa sua se i retail eccetera eccetera, sono i distributori, anche perché soltanto in Europa del retail, quindi questo è quanto. Finite di vedere complotti dappertutto, perché mi fate veramente incazzare. Che ogni volta se vedo questi. Ogni volta che quando vedo dei commenti del genere mi cadono. Non dico cosa, ma mi cadono, mi rotolano e. Poi se arriva il gatto è un po' un problema perché ci gioca, e quindi è un po' difficile poi recuperarle intere soprattutto, quindi. È anche un rischio, è anche un rischio. Forse è meglio se andiamo. Guarda, fanno bene. Di solito mi piace aiutare la gente. Fai parte dei volontari per la pace? Dai, muoviti, tizio. Comunque, questo è quanto. La piccola nota che tirò comunque, lo ripeterò in un video che farò. Forse farò un vlog o un video speciale, adesso devo vedere. Perché ne volevo parlare anche lì. Questo è giusto visto che ci siamo. Visto che siamo col gioco, prendo la palla al balzo. O le palle al balzo, lol. Per parlarne, per dire la mia su questa cosa che ho letto. Sui commenti soprattutto, che mi fanno veramente. Soldi. Oh, magnare, ma cibo gratis. Cibo. Bello, un attimo. C'ho del cibo da prendere qua. Caffè, vai! Caffè! Non volevo accendere. Vai, forse ho tutto il caffè necessario. Dai, muoviti, su! Finiamo questa missione. Dai, corri. No, suona pure l'allarme adesso. Su.
Metti lei, metti lì. Vai, vai. Ma se per esempio ti bevi questo bel cocktail, vai. Magari non contro il venditore, sposati, babbeo, non ti fa bruciare come non so cosa. Loro, che poeta. Dove cazzo è andato? Ah, ok, ho giusto. Sì, ma oh, bello, aspetta, non è che... Ma dove cazzo stai andando, se vuoi sapere? Va bene, ok, boh, paga e addio. Grazie, signore. Sì, ora prego. È un impiegato onorario della ZERP Pulizie e Servizi. Che culo. Congratulazioni. Ah. Oh. Grazie. Ecco il suo pagamento. Buona fortuna, ma resti fuori dal mio territorio. Se scopro che avvicina i miei clienti, le sparo. Che paura. Cordiale, cordiale il tizio. Cordiale, davvero molto cordiale. Comunque, vediamo di fare un'altra missione di... di proteggi babbei. Eccolo qua. Ok. Proteggi babbei, andiamo. Va bene. Ok. Boh, facciamo un po' Batman, visto che ci siamo. Quota. Perfetto. Molto comodo sto coso, devo dire. Molto comodo. Qualcosa, c'è qualcosa qui sotto? Ah sì, c'è qualcosa. Vai. No, non c'è niente. Allora male. Pensavo che fosse una trollata. Di solito ci sono di queste trollate. Oh cacchio, sento una che... Ah, ma questo deve anche spuntare. Ah, va in culo. Apriamo, vediamo un po' che c'è dentro. Oh, bello spray. Un po' di sigarette che... Noi da fumacchieri professionisti ne siamo sempre contenti. Aspetta, c'è pure l'allarme che suona. Non è una buona notizia, per niente. Allora lì c'è un rifugio. Scendiamo di qua. Vai, meno male che non bisogna aprire, perché se ogni volta col culo che ho mi trovo sempre i zombie che mi vogliono inculare, che trovano attraente il mio sedere ogni volta che cerco di aprire. Ah no, non è qui, è laggiù. Oh Dio mio, uno sputacchiero, cioè. Palle, oh, tutti i ribecco. Maledetti sputacchieri. Vai così, vai così. Vai. Là. Sì, vabbè. Che cacchi. Questo cos'è, un rifugio? No, non è un rifugio, sennò mi devo alleare da... Siamo quasi arrivati. Là. Sento un tizio con... su qua mi sa che esplode. Dov'è? Sei dentro? Tizio, sei dentro? Eh sì, sei dentro. Sapevo, mi sentivo qui tu. Scusa, bello. Guarda, me ne levo via, me ne vado via subito, guarda. Levati solo un attimo delle palle. Guarda. Arrivo subito, cioè. Boh, finito. Ciao ciao, bello. Oddio, ciao ciao, volevo. Ok, perfetto. Ma che cazzo? Ok. Vabbè, come non detto, volevo salire. Ok, quello da proteggere, eh? Dove si trova? Usa questa roba. Ah, è là dentro. Vediamo un po'. È là dentro, quindi immagino che quella sia chiusa. Aia, che cazzo? What the fuck? Mi son beccato nascosto da terra, mica che idiota. Mamma che idiota.
Ah! Mi sono auto-ucciso praticamente da solo come un babbeo. Perfetto. Perfetto, perfettoso proprio. Ma porca di quella vacca. Ok, io ho un po' di salire qua. Sì, vabbè, fatti pure male. Ecco che cazzo ho attivato. Qui intelligente sono stato. Vediamo un po' di riuscire a salire da sopra. Facciamo un rumore, tanto chi se ne frega, no? Chi parla questo? Che altro potevo fare? Dicevano che stava raccogliendo tutto l'antizio. Credevo fosse uno in gamba. Sai cosa sono quelli? Sono degli psicopatici. Sì? Tengono la gente a pezzi per sport. Io non sono qui. Dovevo andare. Ma a Raisi non piacciono quelli che se ne vanno. I suoi mi sparano a vista. Vorrei unirmi al gruppo di Bragg. Andiamo, dai. Andiamo, bello. Beh? Allora, o andiamo o non andiamo. Infatti, dici. Visto che ce l'ha. Sì, Lo dai, sai che andiamo. quando entri a far parte della banda di Raish ti fanno mangiare dei bulbi oculari umani? Che schifo. Sì, ero turbato, ma volevo inserirmi, capisci? Sì, beh, però levati quella maglietta, che se ti vedono magari possono pensare che sei cattiva. Comunque, aspetta, bello, che c'ho della roba da prendere qua, eh. Sai com'è? Fatti la doccetta qualche volta, puzzi, eh. Vabbè, fammi. Ya. No, non uccidere quello, ti prego. Aspetta, fallo. Buttiamolo a terra. Aspetta, buttalo a terra che ci penso io. Cadi a terra, stronzo. Cadi a terra così non esplodi. Puoi cadere a terra o no? Oh. Ecco ragazzi, questo è uno delle soluzioni per non farli saltare in aria. O sparagli in testa, oppure schiacciagli insomma la testa contro il pavimento con un'abilità che avevi sbloccata. Ma vuoi cadere o no? Te lo giuro, stai facendo innervosire, brutto stronzo. Cadi? Cadi? Poi è andato avanti intanto, ma... pensavo che era ancora qui, andiamo. È inutile che perdo tempo con quell'idiota. Ecco che arriva Matt! Non ho niente per te, bello. Non riesco a... Muori. Arrivo. Mamma mia, non ci sono. Oh, è impegnato! Lasciatelo stare. Su, avanti. Mamma mia. Le donne qua sono una cosa incredibile. Via, porca miseria. Un gruppo. Oh, tutti abbiamo fame, non è questo il modo di accanirsi, insomma. Porca miseria, quanto sono otturri di marone. Otturri di maroni. Vai, vai. Ecco, l'unica cosa che è un pochino... L'hanno già ripulito questo posto. Bello, dico dopo. Ma ne conosco uno che loro ignorano. Muoviamoci. Aspetta un attimo, ma qui si apre? Aspetta, bello... porca miseria. Sì, arrivo. Arrivo. Non mi ricordo cosa volevo dire prima. Bam, bam, bam. Banzai! LOL.
Banzai, questo mi piace. Banzai mi piace. Oh, lasciatelo stare. Cazzo, è morto. Bello. Oh, cambiamo missione, va. Tanto. E sto picchiando uno che era già morto. Devo anche mettere a posto sta arma. Maledetti baldracchi. Beh, coltelli da lancio, no. Beh, quando muore il tizio si può comunque rifare la missione, non è che la perdete. Però essendo che volevo... Ho paura di lanciare bombe, Molotov, eccetera, perché ho paura di fargli del male anche a lui, per questo. Sennò questo era, buttavo delle bombe e me lo levo così dalle scatole. Mi levo dalle scatole quel gruppetto di rompipalle. Fortuna che ho, mi crepano sempre persone. Magico. Comunque, cosa c'è qua? Cerca il tunnel che porta... Ah no, questa qua è la missione principale, quindi non la farò. Così... Non spoilerò niente, insomma. Vediamo un po' cosa c'è qui. Boh, visto che siamo qui, proviamo a fare questa. Quelle sono intanto. Ah. Non manca molto e si fa sera. Attualmente mi riferisco al gioco, ragazzi. Si fa sera. Vabbè. Ah, ok, devo aprire qui. Bene, eccoti qui finalmente. Ah, mi stai aspettando? Ti ha mandato a chiamare da giorni. Sei sempre così lento? Forse sei resistente alle mie chiamate. Bene. Quelli forti sono i più difficili da affrontare, ma ne vale decisamente la pena. Ma in realtà me deve essere la strega. Che tono sprezzante. Chiaramente tu non credi in queste cose. No. Sono qui perché mi è stato detto che lei ha un dono. Vuoi sapere come riesco a camminare tra i morti viventi senza essere attaccata, non è così? È possibile farlo? Per te? No. Sei troppo immaturo e ignorante per possedere un tale livello di conoscenza. Gentile. Ma esiste un altro modo. Potrei prepararti qualcosa. Sono pronto a trattare. Sei qui solo perché sono io a volerlo e desidero che tu ottenga questa abilità. Ti servirà per rendermi i tuoi servigi. Pure. Stanotte dovrai raggiungere le grotte mentre i notturni sono a caccia. Raccogli tutti i funghi neri che riesci a trasportare e li userò per prepararti una pozione. Una pozione. Questo è tutto per ora. Raccogli tutti i funghi. Ma no, di notte proprio. Vabbè, in ogni caso, la vecchia è fuori di testa e questo si era già capito. C'è un po' di acquisti. Ah, tanto sei bello. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Comunque. Vai, 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 vai. Perfetto. Kit sono sempre benvenuti. Alcuni comandelli. Vabbè, se lo ripeto ragazzi, se non lo sapete, esiste un'app per il cellulare di questo gioco. Voi avete questi... L'avevo già spiegato anche in un live di Jack Live del mio canale, comunque lo rispiego di nuovo. Voi avete questi ricercatori, piano piano questi ricercatori si sbloccheranno, quindi ne avrete sempre di più. Potete mandarli a recuperare delle cose per voi. E le cose che trovano... Li potete, potete spedirli direttamente nel gioco creando il pacco e vi arrivano da ogni rifornitore, quindi è molto spettacolare sta cosa. Questo vi aiuta ad avere un po' più di roba, diciamo. L'app non pesa tantissimo ragazzi, quindi tranquilli, ho controllato ieri sera, non pesa poco, cosa un cavolo.
non molto, insomma. Ota! Anche se vi dice di avere una connessione wifi per scaricarla possibilmente, ma quello è sempre meglio, scaricare ogni cosa con i wifi, quindi a casa, perché sennò vi consumate i dati mobili e non è proprio bello. Comunque adesso andiamo un po', che cosa possiamo fare? Boh, vediamo qui, va, per ora. 30 anni che c'è sto coso. Vediamo un po' che cavolo è. Tanto non è che ho molto da fare. Dovevo rifare quella missione, ma non ho voglia. Ho già ricordato il fatto l'altra. Non sembrava il caso, insomma. Aspetta, qui c'è qualcos'altro. Mi interrompe. Ah, questo mi interessa. Speriamo che c'è qualcosa di interessante. Vai. Questi servono per creare armi, aggiustare armi più che altro. Ecco, se qui non vengono i zombie, magari puntualmente ogni volta che cerco di. La porca di quella maledetta Eva. Vai, ancora un pochino, Jack. No. Vai, perfetto. Che c'è? Mega trollata, denaro. Che io odio ste cose. Cacchio, me faccio il denaro. Beh, sì, è vero che posso comprare le cose, però preferisco sempre. Denaro. Vabbè, ah. Preferisco le cose a trovare che il denaro, sinceramente. Comunque. Con denaro vi posso comprare i materiali, quindi schifo non fanno, ecco. Via via veloce, che qua ci sono zombie. Caffè. C'è qua dentro. Niente, super trollato. Chissà che bello odorino che c'è qua dentro. Pensare che volevano creare. Mamma mia quanti morti, volevano creare un joystick che producesse odori. Era tipo un prototipo di un joystick di Xbox One, quello avevo letto. L'avevo pure detto in un mio vlog. Che scasso. Un sacco di scenette mi erano venute in mente. Tipo di buio, quando è buio il personaggio si caga addosso. Immaginate che odori si potevano sentire. Ma guardiamo cosa c'è. Ecco, bello. Guardiamo cosa c'è in quella cassa e poi ci possiamo tranquillamente salutare. Vi ringrazio per essere, insomma, venuti a dare un'occhiata al canale. Se volete rivedere il video, vedere altri video, c'è il canale di YouTube, al canale di Jack White 28, sempre tutto attaccato. Boh, questo non c'è niente. Questo è buono. Vai là, buono. Ecco, così mi piace. Terra è bello stecchito. Dove cacchio sto andando anch'io? Di qua. Ok, rampinetto. Vai. Spero che non ci sono un sacco di zombie. Che ne sono? Mi devo sbrigare. Tra poco diventa buio. Perché? Perché? Per qual motivo mi devi trollare in questo modo? Cazzo, rola, lo sputacchiero, cioè. Voglio andare qua sopra, va. Aia! Maledetto baldracco. E muori. Avanti, fai questo favore, Bobby, vai. Maledetti. Bastardo, uno sputacchiero. Che se lo affrontate con l'arma, cade subito. Oddio mio, sapevo io che c'era un bestione. Perché me lo immaginavo? Porca di quella miseria. Non credevo che mi beccasse. Due. Vai.
Perché non si può stare mai tranquilli. Tanto si incoglioniscono da soli a momenti. Bello, pure lo shuriken non finito. Fammi creare un po' le shuriken, ma così almeno me le devo dare balle. Certo che ce ne vuole un bel po' per buttarli giù a questi strunzi. Però vabbè, tanto i miei ricercatori che mi trovano spago e quant'altro per crearli. Quindi sono a questo. No, ho sbagliato, non volevo buttare la moto, ma è riuscito. Bello, c'è pure quello che scoppia, che bello, guarda, tutti qua siete. Che bella combriccola proprio. Possiamo dare una bella festicciola, eh? No, che... no, due, bellissimo. Chissà che ci... Se in quella scatola non c'è niente, mi incazzo come una bestia, ok? Ah, cazzarola. Vai, vai, vai. Aia, botto, però almeno sono riuscito a spaccargli la testa col babbeo. Così non esplode. Che fatto? Si è scantato. Idiota. Oh. Oh. Sì, vabbè, vaffangul. Vaffangul. Parlaio. Volevo solo ricordarvi di non giocare a fare gli eroi nel buio. Tornate qui e controvate un rifugio. Sono incazzato. Cazzarola. Ah, yeah, veloce, eh? Cazzarola, Crane. Mi devo creare delle altre shuriken. Qua è davvero dura. Qua o loro o io. Se esco vincitore, mi ubriaco. Esco col culo di fuori e urlerò banano. Che idioti. Bellissimo proprio. Vai, quello è morto. Vai, quello è esploso, bellissimo, come si chiama anche gli altri. No, grazie, questo posto è mio. Ci puoi stare anche tu. Aia. Oh, l'ha detto la maestra che ci posso stare solo io qua sopra. Allora, testardi, oh. Testardi, cavolo. E muori, maledetto. Oh. Senti, perché non ti vai a arrostire un pochino, va? Cazzo, ma è ancora vivo quel bestione. Bellissimo. Eggia allora. Ti trimo le shuriken. Che cazzo è ignifugo sto tizio. Meglio che mi curo, perché qua se mi dà una botta in tutti i sensi muoio. Ai, quando ti devi incazzare, cazzo fa sciamunito. Maledetta. Ya, tizia. Oh, cadi giù, bestione maledetto. Affangulo, va. Porca miseria, ladra. Maledetti schifosi. Ah, aspetta, ci c'è un sacchettino qui per terra. E c'è uno zo... Ah, non è un sacchettino. Forse un bello zombetto qua. Bello, bello, sì. Oh, grazie. No.
Che si sono sprecati sti zombie. Oh no, devo disattivare qui, cacchiarola. Quindi ho sprecato solo tempo. Perché chissà dove cazzo è la cosa per disattivarlo. Quello è per dormire lì. Qua mi faccio il culo, quindi dovevo pensarci prima. Come qua per disattivare il... Forse sei qua sopra? Sì, vai. Viaio, nascondetevi, gente. Trovate un posto tranquillo dove passare la notte. State al sicuro e ci sì, rivedremo pure domani. Io sento pure gli zombie. Dio mio. Dai, veloce, Jack. Marco, morto, vai, Draco. Porca miseria, ladra, che nervoso. Ma porca Eva. Sono un bestemmio, guarda. Dai, che cazzarola. Oh. Fangoccati. Vaffanculo, cioè, sono tanto gioielli e cose, vabbè. Meglio di niente, però. Inventario, un po' cosa possiamo distruggere qui. Vai su. Ammassa, ok. Smonta. Così pigliamo sta cosa, sto falcetto. Non è che è stato molto cicciotto questo premio, eh. Vabbè, comunque, questo è quanto. Vai così. Va bene, ragazzi. Da fare. Facciamo quest'ultimo affare e poi ci salutiamo. Anzi no, ci salutiamo così poi faccio posso fare con calma. Grazie per avermi visualizzato, ragazzi. Vi auguro una buona serata o buona giornata se rivedete questo live in sul mio canale registrato, insomma, in replica. Vi ringrazio tutto quanto e ci vediamo un prossimo live, un prossimo gameplay, un prossimo altro video. Ciao ciao da Jack White 88.